Ciao a tutti amici amiche di Andrew Channel, bentornati su Pathfinder Kingmaker. Sapete che siamo sotto al vecchio sicomoro, nelle caverne dei Mites e dei Koboldi, o come li chiamo io, Mites, Mites, come li chiamiamo? I Miti? Allora, torniamo. Ci sono dei nemici troppo vicini a noi, ci viene detto, non lo possiamo fare, siamo fortunati perché qui fuori c'è, qui c'è una scappatoia per uscire. E allora prendiamola. E nello scorso episodio abbiamo deciso praticamente di non patteggiare con nessuna delle due fazioni, tra Koboldi e Miti, perché sappiamo che Tartuccio ha fatto lavaggio del cervello ad una tribù di Koboldi, ha fatto scoppiare una guerra tra queste due creature, tipi di creature malvagi, e noi ci siamo in mezzo, dobbiamo cercare Tartuccio. Ah! Male però, perché qui in realtà non è che si esce. Qui non si esce per niente, qui si entra in un secondo livello. Andiamo bene. Ma io qui devo dormire in questo dungeon, quindi vediamo se c'è la possibilità di dormire fuori a questo punto. E poi ritornerò dentro per... No, posso dormire qui in realtà. Proviamo a vedere se mi attacca nella fine. Allora, manage, dobbiamo utilizzare le razioni, quindi alla caccia non serve nessuno. E aumentiamo la guardia da questo lato. Possiamo fare degli sweet pancakes con le ricette che abbiamo e il cibo che abbiamo, che ci danno più 5 bonus al movimento per tutto il giorno. Haggis, più un bonus a tutti i tiri di salvezza per un giorno. Hearty meal. È uguale. Classe di difficoltà 20, classe di difficoltà 18. No, vabbè, ma tanto abbiamo il buon Antis che sa cucinare con la sua conoscenza, 15. Iniziamo a dormire. Passa un'ora. Ok, in un'ora non ci hanno ancora attaccati, vediamo cosa succede. Le cure funzionano. Everlight's Blessing. Avanti. Sembra che ha funzionato, ragazzi. Chi è? Ovviamente non ci siamo curati completamente perché stiamo dormendo in un dungeon, ma almeno abbiamo recuperato gli incantesimi. E il nostro chierico adesso ha 8 energie positive e ne usiamo 2. E così ci siamo. Perfetto. Ora dobbiamo continuare con l'esplorazione di questa zona. La parte superiore l'avevamo già controllata. Non mi ricordo. Qui c'è una sentinella, infatti. Ci ha visti. Addirittura non è una sentinella, è un priest. Sono i più difficili da abbattere. Stop, stop, stop. Tu mi stai usando i magic dart, che al momento non è proprio il caso. Sembra impossibile colpirlo, anche con gli attacchi di opportunità. L'abbiamo fatto fuori, è riuscito a canalizzare un sacco di energia negativa e a darci danno, mannaggia. Da buonanotte. The tangled tree roots form a door, but there's no sign of a key or end. Cosa dice? There should be another way to open it. Praticamente è una porta, ma dovrebbe esserci un altro modo di aprirla perché non c'è nessun segno di... non c'è nessuna toppa per una chiave. Ok, niente, abbiamo dormito, abbiamo già usato tre cure con Tristian, ma non è un dungeon semplice. Poi stiamo giocando a difficoltà difficile, ragazzi, ve lo ricordo, io non l'ho mai giocato difficile questo. Infatti alcuni combattimenti, come avete visto, li ho dovuti rifare spesso. Ok, qui c'è qualche scontro. Perché torno indietro, ma ve lo spiego. Ah, volevo fare un tentativo. Stavo pensando, questo Tristian, che viene sempre attaccato in battaglia, ha una classe armatura bassissima, 11, perché non può indossare armatura, ok? Lui ha 13, va bene. Però lui ha un'arma da tiro. Se usiamo l'armatura magica su Tristian,
Questo mi passa a 15, che è sempre scarso, però è meglio, molto meglio rispetto a prima, e durerà 3 ore. E quindi penso che d'ora in poi studierò due armature magiche con mio mago, una per lui e una per Tristian. Detto questo, adesso parlando di Tristian, forza del toro su... scusate, punti ferita su Ulrika che va a 37, forza del toro su Valerie. E una bella benedizione che non guasta mai. Boom. Ed F5 per salvare. Con tutte queste cose addosso, Ulrike, solo per mostrarvi, ha i tiri di salvezza sulla tempra più 14, riflessi più 8, volontà più 11. È veramente forte. Cioè, è veramente difficile che un sacerdote o un mago nemico me la battano con degli incantesimi base. Questo sembra uno scontro difficile. Antis potrebbe immediatamente evocare un elementare. Proviamo quello della terra che non l'abbiamo ancora visto. Per ora abbiamo evocato soltanto vento e, cioè aria e fuoco. No, non posso vedere le sue caratteristiche. È molto lento, ma immagino sia anche molto forte. Infatti gli ha dato 10 di danno al primo colpo. Boom. Buono. Oh, che bello, Tristian si è fatto un livello, ragazzi. Meraviglia, è il nostro primo livello 4, se non sbaglio. Andiamo a vedere che cosa possiamo rubacchiare. Una ricetta, poi la andiamo a vedere. Ok. Adesso, pausa, perché è la parte che mi piace di più. Livello 4 da chierico, lo teniamo puro. A livello 4 non guadagna niente di speciale. Però probabilmente avremo più incantesimi. Ah no, guadagniamo un punto abilità, altro che... praticamente possiamo portare la sua saggezza adesso a 18. Così. E quindi adesso ha un bonus in più alla saggezza. Allocate skill points. Persuasione 10 va bene. Lore religione importantissimo. Lore natura va bene. E a questo punto percezione 8. Va bene. Completiamo. Adesso, beh, questo punto abilità in più è fantastico. Abbiamo una magia in più di livello 1 e una magia in più di livello 2. Quella di livello 1 potrebbe essere... Rimuovi paura, lo togliamo perché non serve, continua a recuperarlo, ma non ha senso. Protezione dell'allineamento. Una protezione del male non fa mai... non è mai cattiva. E uno scudo della fede. Perché in questo modo riusciamo a castarcelo addosso e facciamo combattere anche Tristian. Poi se butta male lo trasforma in una cura. Quelli di livello 2 invece sono molto importanti perché potrei dare più carisma al mio paladino, più saggezza a noi stessi, all's wisdom, oppure evocare dei mostri, resistere all'energia, benedizione delle armi. Allora, l'arma nella tua mano primaria diventa come se fosse magica. Per passare le resistenze. Tutte le minacce critiche contro i nemici diventano. Sì, praticamente dà un aiuto all'arma, però non mi sembra il caso. Blessing of Luck and Resolve. Quasi quasi mi prendo la saggezza del... oppure metamagia. Cosa? Qui mi dà un più 4, un minuto per livello. Cosa?
Cioè, io qui potrei praticamente fare un incantesimo di metamagia. Ah, questa cosa me la devo studiare da solo. Metamagic. You can make your spells last twice as long. Adesso è chiaro. Praticamente con un livello di metamagia posso prendere ad esempio la All's Wisdom. Ma non posso prendere qualcos'altro di metamagia? Metamagic, ad esempio, deve dura il doppio, diciamo. Ad esempio un mostro. Summon monster. Esatto, e lo posso potenziare. Quindi summon monster di livello 2 lo mettiamo. Gli diamo però. Oh, non saprei nemmeno come decorarlo. Ok. Right spell. Ce l'abbiamo. Eccolo qua. Ok, penso di averlo fatto. Adesso andiamo nello spellbook. Quindi andiamo su quelli di livello 2. E nell'incantesimo di livello 2 ho un evoca mostro di livello 2 potenziato. Sì, praticamente mi raddoppia il tempo, praticamente posso evocare un mostro che dura molto di più. Questa cosa sarebbe bella farla anche con il mago, me la imparerò un pochino perché non conoscevo questa. Devo ammettere che io nelle mie conoscenze di Dungeons & Dragons non è così estrema, lo vedete. Ma sembra molto buono perché se c'è un problema, spesso nelle magie più potenti è che durano poco. Se ad esempio riuscissi ad evocare un elementare del fuoco per il doppio del tempo, con il mio mago. Stop. Questa è una battaglia pesante. Tutti indietro. Antis mi butta il grasso esattamente all'ingresso. Valerie e le tre combattenti si mettono qui. Buono. Stop. Fate un passo indietro, tutti fermi. E adesso prendete tutti delle armi da tiro. Non sarà la cosa più onorevole del mondo, ma sicuramente è la cosa che ci risparmia più pozioni. E incantesimi di cura. E quando qualcuno riesce a sgattaiolare fuori dal grasso, lo massacriamo a suon di spadate. Forse questo ce la fa. Vale, riprendi la spada. Amiri pure. Avanti. E adesso anche Ulrica. No, no, Ulrica è caduta. Damn it. Mandiamo gli altri ad attaccare questa sentinella. Dovrebbe essere l'ultima, se non sbaglio. Perfetto. Perfetto. It's time to act. Pensate, Ulrike ha un bonus riflessi di 8, che comunque non è male. E continua a cadere su questo grasso. Immaginatevi uno col tiro i riflessi, non so, tipo più uno. A proposito di livelli, mi sa che in questo episodio ci facciamo anche i livelli di Ulrike e compagnia, il che mi rende molto felice.
Ok, prima di passare qui dentro voglio vedere se posso fare. Ho scorciatoie, no. Il problema è che se. Quindi io devo per forza passare. Qui la porta è chiusa. Proviamo a vedere se c'è la possibilità di esplorare altre zone, visto che questo lato non l'abbiamo ancora visto. Ma ha il grasso che ci blocca. Ok, invece questi centipedi, questi millepiedi velenosi non fanno niente a due ricche perché hai tiri su tempi altissimi, quindi non si fa avvelenare. Fantastico. Sì, qui possiamo procedere con l'esplorazione. Mi è sembrato di vedere un gatto. No, è un gigantesco verme. Andiamo avanti. Ok, qui c'è un'altra uscita. Non so se. No, si scende, quindi è il secondo livello del dungeon ancora. Attaccate tutti. Molto bene. Danno 9 di esperienza questi cosi. Ok. Ok, un altro drappello importante. Io direi di muoverci tutti sul prete. Lindsay qui può castare i suoni. E non ditemi che mi sono dimenticato. No, abbiamo perso però la forza. Ups, dovremmo riposare presto. Allora, se dobbiamo riposare, usiamo un elementale dell'acqua. Così usiamo tutte le magie. Fatemelo vedere che bello. L'elementale dell'acqua. Ok, abbiamo fatto fuori il sacerdote, quindi il gruppo adesso non è più pericoloso. A proposito di acqua, visto? Siamo su un bellissimo fiumiciattolo schifoso. Ok. Va bene. Qui devo veramente evitare di dimenticarmi di quell'altra zona. Perché c'è da perdersi in questo dungeon. Buono. Tutti insieme appassionatamente e adesso canalizziamo un po' di energia positiva. Fantastico. Siamo ritornati come nuovi. Quasi. Allora. Ah, perfetto. Adesso ho capito dove siamo. Siamo ritornati praticamente all'ingresso dall'altro lato. Va, d'accordo. Allora, adesso ritorniamo sui nostri passi. Qui avevamo lanciato la magia di grasso. E chi è che guida la carovana? Il mago, però, che non è proprio la cosa giusta da fare, però vabbè. Ok, adesso possiamo saccheggiare. Patate. Tanta ricchezza, vedo. No. Qua invece abbiamo fatto bene a tornare. Ok, questa stanza è fatta. Ritorniamo a noi. E ritorniamo dove c'è questa specie di falda acquifera sotterranea, perché questa zona non l'abbiamo ancora esplorata. Perfetto. Ah, meno due destrezza su Amiri. La cosa non mi piace. Ma fortunatamente dovremmo avere una.
un incantesimo di restoration. Quindi la curiamo subito. Bam. Come nuova. Brava. Ok. Non ci posso credere. Cioè, quanti centipedi ci sono? There's something here. Oh sì, meraviglioso. Un'altra cosa che facciamo quando torniamo da Oleg, prendo tutte le pergamene e le faccio studiare ad Antis e quelle che non può studiare o che ha già studiato le vendo. Perché al momento... Fermi, fermi, fermi. Perché al momento penso che... Dico, se dico fermi... Allora, dov'è il nostro Antis? Lupus in fabula. Piazza qui il grasso. Christian lancia una bella benedizione su tutti. Lindsay inizia a cantare. Adesso attiviamo l'intelligenza. Ne ci spostiamo. Quelli che passano, bene, li distruggiamo. Quelli che non passano, aspettano. Però in questo modo abbiamo sempre la superiorità numerica. Devo stare attento se c'è un priest. Scout, might, no. Non è qui, almeno non è in questa schermata, non ci dovrebbe vedere. Quanti punti di esperienza danno? No, da 9 a 27, bene. Lindsay, smettila di suonare, tieni un po' della tua musica per dopo, perché credo di avere praticamente vinto questa battaglia. Ok, buono. Perfetto. Aim carefully. Serves you right. Pensate un po', un incantesimo di livello 1 mi ha cambiato le sorti di così tante battaglie, semplicemente riuscendo a, permettendomi di combattere i nemici in gruppetti separati. Noi quasi sempre in totale e loro in gruppi, perché alcuni erano sul fango barra olio, altri no. Ma a livello 3 sblocchiamo incantesimi che sono ancora più formidabili. Se non sbaglio dovrebbe esserci la ragnatela, che è pazzesca e blocca i nemici. O forse ce l'abbiamo già a livello 2 la ragnatela. E la palla di fuoco. Perché la ragnatela da sola non serve tantissimo, la ragnatela... Con la palla di fuoco è qualcosa di spettacolare perché è una trappola mortale. Un mago da solo potrebbe far fuori 10 koboldi se ha, esatto, se ha un, come dire, una buona forza nel combattere. Perché dico koboldi perché hanno i tiri di salvezza bassini. E lui cosa vorrebbe? Cosa vuole? Ma sbaglio, ho visto un koboldo passare che poi si è dissolto. Secondo me era un bug del gioco, ragazzi. Boh, non lo so. Comunque, no, riflessi persi. Vabbè, adesso aspettiamo che i miei si riprendano. Ma intanto esploriamo questa zona. Ok, qui c'è un ponte a cui manca un pezzo. Secondo me è quello che abbiamo rubato alla guardia. Esatto. Quindi sappiamo adesso che questa zona serve per una quest. Sì, anche perché non pe penso di aver esplorato tutto. Penso di aver esplorato tutto il resto. E abbiamo due opzioni: o scendere oppure continuare a sud. E a sud direi che questa è l'unica zona che non abbiamo ancora testato. Io direi di canalizzare un po' di energia positiva e attraversare. Qui c'è stata una battaglia bruttissima. Sacco di koboldi morti e una Great Sword magica. Stop, 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 questo mi interessa. Spada grande più uno.
Qui abbiamo una Ginormous Sword, che è una sorta bastarda allargata, sempre più uno di incantamento, va bene, allora potremmo dare questa spada alla nostra Uli, quando la usa però ha l'armor class a 18 e devo potenziarle un po' l'armatura allora. Perché così facciamo veramente tanti danni con questa spada a due mani, ma forse le terrò, visto che è specializzata in una spada lunga. Teniamola così per adesso. Non penso che ci serva quest'arma, onestamente. Anche qui c'è un carretto che non possiamo utilizzare. E allora mi chiedo veramente se volessi andare altrove. Niente, penso che mi sia rimasta soltanto una possibilità che è di avventurarmi ancora di più nel sottosuolo. Va bene, speriamo speriamo che non vada male. Eventualmente abbiamo ancora, penso, 8 razioni per dormire ancora una volta. Anche se non voglio farlo adesso, sono senza incantesimi, ma ho il party abbastanza in salute, quindi riesco ancora a combattere. E penso che terrò Amiri. Sapete che vi parlavo del fatto che avrei voluto fare un mercenario ladro, ma Amiri è forte. È veramente forte. È un po' esposta. Anche in questo caso dovrei darle veramente, potenziarle l'armatura. Ah, ok, siamo sullo stesso livello. Qui dove siamo scesi prima per sbaglio, nello scorso episodio. E qui è dove siamo scesi adesso. Quindi stessa mappa, semplicemente due entrate diverse. Qui c'è una porta segreta. Magari l'apriamo dopo. Ottimo. Oh, va bene. Might Hermit. Cosa? The Might watches you angrily and hisses. Dai, non puoi dirmi che... Ci ha detto di uscire, noi abbiamo continuato a parlargli e a un certo punto dice... Ci attacca. Però è da solo. Questa zona sarebbe perfetta per dormire, forse. Forse. Oh! Un sacco di roba, un anello d'oro e una Wand of Bane. Tutti i nemici entro 30 piedi, cosa fanno? Tiro salvezza volontà. Mind affecting fear, compulsion, emotion, negative emotion. E 3 restoration, non male. Non male sto cosino. Datemi questa arma magica. Cioè un'arma magica, una bacchetta in realtà, questa. E me la prende Tristian. Magari quando siamo in mezzo ai Might la prossima volta proviamo a usarla. E forse potrei provare a usare anche la paura con Ulrike. Non ci ho pensato. Perché quelli dovrebbero avere i tiri di salvezza su volontà bassi. E con il carisma a più 5 potrei spaventarli. Buono. Aspettate che risalgo perché c'è una sacca che non ho esplorato. Secondo me presto, ragazzi, ci pigliamo il livello con tutti. Ok, qui si può uscire. Cos'è che dice la mappa? Outside. Oh, bene. Posso andare a riposare cacciando senza sprecare. Penso che lo farò. Penso che farò il livello e poi tenterò di uscire per riposare. Quanto mi serve? Un punto tipo. Ma anche per gli altri? Sì, ragazzi. Tranne che per Trist e per Perantis che avrà bisogno di 1000 punti esperienza in più.
questo mi sembra bloccato. Ah? Questa cosa, ragazzi, non me la ricordo, la devo studiare. Mentre c'è una mattonella che si può spingere, che era nascosta. Una volta che si spinge, si può salire su questo plate. Il punto è che non succede niente. Forse dobbiamo lasciare... Non lo so. Forse dobbiamo lasciare un oggetto su questa mattonella. Io adesso voglio fare il livello. Scusatemi se sono un po' di fretta. Andiamo a fare una cosa qui sulla mappa. Mettiamo... Non c'è neanche nessun punto di interesse. Ci torneremo. Anzi, magari poi mi leggo online come si fa sta cosa, perché non ero a conoscenza. Campione scheletrico qui. Qui, occhio. Protezione dal male la diamo a Valerie. Nostro buon Antis. Mi casta un animale. E adesso attacchiamo. Sono tantissimi. Ok, nulla. Attacchiamo normalmente. Però a questo punto castiamo anche qui dietro un po' di nemici, in modo da creare... Perfetto. Da creare un diversivo qui dietro, capite? La Miri, niente, è già caduta. Sono troppi. Sono troppi, troppi, troppi questi. No, non posso... Credo di non avere danni contro i non morti. E qui è veramente difficile. È veramente molto difficile. Temo che non sopravverrò a questa battaglia. La dovrò rifare. Ci proviamo comunque, va bene. Ok. No. Load game, ragazzi. Lasciamo perdere, perché un esercito di non morti così forte... Ho bisogno di gestirli con un po' di strategia. Dov'ero? Sì, è qui sotto. No, li saltiamo per adesso. Anche perché se li affrontiamo con un livello in più dopo aver dormito fa la differenza, e non di poco. Fa una grandissima differenza. Oh! Cos'è che è questo? Un tiro salvezza su cosa? Su niente. Semplicemente si scende. Ok, buono. Avevo temuto il peggio. Ok, ragazzi, abbiamo i 4 livelli. Qui c'è un coboldo letteralmente mangiato in due.
Siamo nel bel mezzo di un labirinto, amici. Level up, dai. Allora, con il level up paladino livello 4, ci portiamo a casa Smith Evil Additional Use. Una volta al giorno il paladino può utilizzare i suoi poteri del bene, decidere qual è il suo obiettivo. E se questo obiettivo è cattivo, il paladino aggiunge il suo carisma agli attacchi. È pazzesco perché praticamente aggiungiamo un più 5 per una creatura, potrebbe essere un boss, eccetera. E abbiamo più deflection sempre contro questo nemico, è bestiale. Channel positive energy, come un chierico, ok. Perfetto, quindi è veramente forte adesso. E poi abbiamo un punto in più che possiamo darci. Allora, io il carisma lascerei stare, andrei ad aumentare la forza, che è relativamente inutile perché la porta è 19, però con il livello 8 la porteremo a 20. Aumentiamo la persuasione, l'utilizzo di oggetti magici. Avanti. E abbiamo degli incantesimi. Finalmente anche Ulrike ha accesso allo spellbook. Adesso può lanciare due incantesimi. Challenge Evil, non me lo ricordo. Puoi sfidare una creatura chiedendogli di combatterti. You gain plus 2 second bonus on all melee attacks. Ok, quanto dura un minuto per livello? Favore divino. Migliora le nostre armi. Pancia di fuoco. Ci dà resistenza al fuoco. As a standard action you can breathe. Ok. Each time you use this breath. Bla bla bla. Stunning barrier, questa mi piace. Praticamente veniamo circondati da un round per livello però pochissimo. Da una barriera che dà più 1 deflection e più 1 resistenza. Tutte le creature che ci colpiscono hanno praticamente un tiro salvezza per non essere, come dire, stunned, tramortiti. Credo che prenderò allora un Challenge Evil. Veil of Heaven, che cos'è? 10 minuti per livello. Oh, questo mi piace perché dura per un po'. Bene, contro i nemici malvagi. Veil of Heaven e Challenge, va benissimo. Io non ho metamagie, quindi non posso farci niente. Ok, adesso diamo livello 4 come guerriera a Valerie e si prende praticamente un nuovo combat bonus, un nuovo vantaggio nel combattimento. Lei ha la costituzione 19 e finalmente gliela portiamo a 20, quindi è un vantaggio di 5 in costituzione che le darà davvero tanti punti ferita. Aumentiamo l'atletica. Conoscenza del mondo e la percezione, che a volte la metto a fare la guardia. Specializzazione nelle armi. Spada bastarda. Allora, con la specializzazione delle armi, praticamente adesso le spade bastarde fanno più 2 danno. E visto che lei è una spada bastarda magica, direi che è perfetto. Adesso andiamo a vedere. Quindi, praticamente lei sta usando questo Masterwork, Bastard Sword, appena troviamo una più 1 gliela dobbiamo comprare e fa più danno. Lindsay, il nostro bardo. Ta-ta-ta, livello 4 non ha niente di speciale, però si guadagna anche lei il punto in più, che nel suo caso andiamo a mettere al carisma. Poi Stealth, Trickery e Persuasione, scusate, Conoscenza del Mondo. Persuasione Magic Device, è vero che ne ha tanti di livelli, di punti lei. E può prendersi adesso due incantesimi di livello 2. Ed è perfetto, perché sì. Allora, ok, adesso me li leggo un attimo. Allora, dopo essermi riletti un po', voglio prendere Cecità e Blur. Cecità si lancia un nemico e praticamente lo rende cieco
permanentemente, cioè finché questo non si prende una restoration. Questo è molto buono perché se noi riusciamo a cercare un nemico forte, lo rendiamo molto, molto più debole in battaglia. Il Bureau al contrario si lancia su un nemico e questo dà un 20% di praticamente invisibilità durante il combattimento, è più difficile colpirlo. Anche questo mi piace davvero tanto. Bureau è un'illusione, blindness e necromanzia, andiamo avanti. Ultimo ma non per importanza, la nostra Barbara, che si prende un Rage Power in più. Ok, possiamo darle. Allora, io qui, visto che la nostra amica non ha armature molto grandi e visto che ha sempre il problema della classe armatura, le darei un punto in destrezza, che non è il massimo per un barbaro, però la porto a 14, si guadagna un punto di classe armatura. Più tiri salvezza su i riflessi. Penso che sia una buona idea. Atletica, mobilità, percezione e lore. Il resto lo dovrò sopperire con le magie. Poi, che cosa le possiamo dare tra questi poteri del barbaro? E penso che Deadly Accuracy sia perfetto perché abbiamo già Lethal Stance. E se facciamo un critico, anzi, no, se abbiamo praticamente una critical threat durante la nostra abilità Lethal Stance, quindi se tiriamo un dado che potrebbe provocare un critico, dipende dall'arma che abbiamo, nel nostro caso credo che sia un 19 e un 20, o un 20, e praticamente se noi prendiamo un 19 e un 20, il barbaro che cosa fa? Raddoppia il bonus di Lethal Stance durante il critico, che significa più una competenza e attacco all'arma per ogni 4 livelli. Quindi prendiamo Deadly Accuracy, avanti. Quindi adesso abbiamo 53 punti ferita, 35, 56 e 40. Non male, non male. Quando prenderemo anche Antis sarà davvero utile. Intanto la nostra Lindsay, vabbè, dovrà dormire prima di avere questi incantesimi, chiaro. Ripuliamo questa zona e poi andiamo a dormire e oppure proviamo a gestire gli scheletri. Il punto è che gli scheletri sarebbero così semplici se avessimo una protezione del male di massa. Oioioi! Mi sa che abbiamo un boss. Mi sa che abbiamo un boss, ragazzi. Rabbia Lethal Stance. Antis, puoi fare qualche magia? Sì. Mamma mia. Ok. Niente. Speriamo che non sia così impossibile da battere. Continua a dare un meno 2 alla destrezza, comunque. Tanto qui siamo a 9. Ho fatto bene ad andare a dormire perché questo è stato difficile. 144 punti esperienza. Bam! Va a finire che se andiamo avanti così, livelliamo pure Antis. Davvero buono. E adesso qui gli entriamo nella tana, immagino, di questo verme gigante. C'è un cadavere che ha un piccone magico e Ristovic Paladin's Helmet. Problema è che questo elmetto, secondo me, non lo possiamo usare. È tipo un oggetto da riparare. Penso che nel prossimo capitolo, quando diventeremo signore delle Stolen Lands, potremmo, come dire, assumere un fabbro che ci sistema queste cose. Penso. Anche se non ci sono arrivato, quindi non lo so. E la Light Pick è un più uno. È un'arma magica più uno. Ok, penso di essere risalito alla zona che praticamente portava le camere della regina dei miti, che abbiamo già ucciso. Quindi
quindi questo labirinto inizia ad avere una forma. Buono. Molto bene. Altra cura. Ah, prima di... non dimentichiamoci Treat Affliction su Amiri. Perché penso di non avere la magia, esatto. Il Treat Affliction praticamente, quando dormiremo, la persona che lancia Treat Affliction farà un tiro salvezza con la conoscenza della religione. E se questo supera un determinato valore, curerà i punti destrezza che Amiri ha perso. Però è... oh, aiuto, cos'è sta cosa? È morto, ok. Però fino ad allora rimarrà con veramente una bassa destrezza, Amiri. E io tutte le volte ho due schermi, clicco fuori dal primo schermo e riesco al desktop, va bene. Voi non lo vedete, fortunatamente. Qui ci sono acque profondissime e non possiamo superarle. Mandibole di un ragno gigante. Ok, le mandibole di un ragno gigante cosa sarebbero? Non le possiamo indossare, chiaramente. Sarebbe stato divertente, sì. Una cosa che non uso praticamente mai... io posso curare anche con la paladina. Non dimentichiamocelo. Non me lo devo dimenticare. Ragazzi, stiamo per entrare in una zona che sembra quasi una giungla magica. Piena di centipedi, chiaramente. Proviamo a vedere se i centipedi sono, come dire, si lasciano spaventare. No. No. O almeno non con questi... non in questo caso. È bellissimo comunque questo dungeon, eh. Sono entrati in una camera segreta che ha un forziere. Il suolo è collassato. Ok, c'è un elmetto. C'è un elmetto e c'è una magia nuova. La magia nuova è lo Scroll of Snowball, livello 1. Questo è il Bonantis, se lo potrebbe leggere, ad esempio. No, ce l'ha già. Questa è una cosa che farò quando poi sono da Otis. Sull'elmetto abbiamo Headband of Inspire Wisdom, saggezza più 2. È una roba che costa 4.000, ragazzi. La diamo immediatamente a Tristian, così porta la sua saggezza a un bel 20. E avanti così. Pensate, aver trovato questo passaggio segreto ci ha dato un vantaggio quasi come se avessimo trovato 4.000 monete, perché... anzi, di più, perché c'è anche lo scroll e qualche oggettino. E adesso Tristian con la saggezza 20 è veramente forte. Equivale a un tiro salvezza in più sulla forza di volontà, ma quando attacchi i nemici con degli incantesimi offensivi è più difficile resisterli. Riprovo con lo spavento, vediamo se funziona questa volta. No. No, non si lasciano spaventare i vermi. Ok, qui c'è qualcosa da recuperare. E qui c'è... una radice da cui... possiamo risalire e passiamo dall'altro lato, ok. The Old Sycamore Caves, ok, questo riporta sopra. Allora, io volevo in realtà far fuori gli scheletri. Prima di tornare sopra... oh merda, questi sono ragni giganti, li odio. Li odio. E ho trovato una leva di un minatore, ok.
di odio. L'ho già detto. Voglio vedere adesso quali mostri si lasciano spaventare. Nessuno. Forse solo i coboldi e gli umani. Boh. 18 esperienza ciascuno, wow. Sto facendo veramente un treno di esperienza in combattimento. Tantissima roba. Cosa ci dà? Allora, tocchi una creatura, quindi per 4 secondi. Sacred bonus on rolls, skills, checks, ability and saving throws equal to half your level in the class that gave you access to this domain. Quindi più 2. Diamo un più 2 per pochi secondi a tutte le abilità. Trappola. Diamo a Linz il tocco divino. Ah vabbè, non gli è servito. Non le è servito. E qui ci sono dei ragni giganti, di cui uno molto più gigante degli altri. Ok. Non possiamo fare magie. Immagino che sia malvagio e caotico. No, è neutrale, merda. Non posso usare lo Smite Evil. Ho usato uno Smite Evil per niente. Ok, adesso tutti contro questo. Vabbè. Devo ammettere che non è stato così difficile. E ci ha dato 36 punti esperienza. Oh sì, una bacchetta e un mantello. E una Sword Lord of Empty Shed, va bene. Questi sono oggetti che però non posso usare. Ok. Fermi tutti, salviamo. Volevo vedere Antis, ancora 350 punti a livello. Questo ci dà un Clock of Resistance più uno bonus a tutti i tiri salvezza che abbiamo già, ad esempio, con lo stesso che ha già Ulrike. Lo diamo a questo punto a Valerie. Affliction. Niente, dobbiamo uscire e andare a dormire. Non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, siamo abbastanza stanchi ora. Abbiamo ancora i punti ferita, teniamoceli per uscire. E ritorniamo nel dungeon appena abbiamo un po' di forza in più e proviamo a sfidare gli scheletri a questo punto. Vediamo le cartucce in tutto questo, scusate. Perché qui sotto ci hanno detto. Deve essere abbastanza bravo nello sfuggire ai mostri se ha fatto tutta questa strada. Trappolina. Forse è il caso che lasciamo perdere. I ragni non la fanno, non l'attivano, purtroppo. Ok,
E anche Lindsay si è preso un malus alla forza. Merda. Ok. Cosa c'è qui? Oh. La dimensione della struttura è, ci rende ovvio il fatto che non è stata costruita dai coboldi. Ho capito. Shit. Ti prego, dimmi che qui si può uscire. Yeah! Alle caverne del sicomoro, però non all'outside. Invece qui dovremmo andare fuori. Peccato che qua sopra ci sono gli scheletri. D'accordo, facciamo una cosa. A questo punto io provo a dormire qui dentro. Usiamo le ultime razioni che ci rimangono. Incrociate le dita. Aspettate che però voglio andare a vedere se ho dato gli incantesimi giusti a tutti. Ad esempio qua ho dimenticato di dare un incantesimo in più a Tristian, perché adesso ha più saggezza, quindi può farlo. Va bene. uno scudo della fede. Ok. You cannot cook here. Sì, usiamo le razioni chiaramente. Begin resting. Un'ora. Camouflage è fallito. Le cure funzionano. Se ha fallito il camouflage ci attaccano. Lo sapevo. E quando ci attaccano, purtroppo, attacchiamo senza armatura, se non sbaglio. No. No, va bene. Forse dovevo uscire, ma sono stato pigro. Torniamo al campo, la speranza che non ci attacchino più. Ci siamo svegliati. Allora, Tristian ha guarito 11 punti ferita e un punto di forza. Miri, un punto di forza e un punto di destrezza. Praticamente rimane ancora la destrezza di Emiri e la forza di Tristian, ragazzi, non va bene. E non mi ero accorto di questa cosa. Muore questo fra poco. Dobbiamo riposarci di nuovo. Il Restoration ci dà più 4 forza, che è ottimo, però... Forza 6. Salviamo. Andiamo a sfidare gli scheletri. Che dovrebbero essere qui sopra, se non sbaglio. E poi vediamo. Forse ho una pozione di Restoration, devo controllare. Allora... Veil of Heaven, personale 10 minuti per livello, 40 minuti, ok. La nostra buona Lindsay butta il blur su questa. Amiri prende la rabbia. Antis casta l'armatura su se stesso, perché a questo punto lui rimane molto indietro. E Bull Strength. Ok.
perfetto. Vediamo un po' cosa si può fare. Protezione del male. Protezione dal caos, dalla legge, dal bene, dal male. Ok. Dovrebbe aver fatto tutto. Più o meno. Benedizione. Buono. Adesso si va ad attaccare. Speriamo che vada bene. Ecco gli scheletri. Ok. Ulrike, Valerie, Amiri. Alcuni sono campioni, alcuni sono normali. Allora, che cosa facciamo inoltre? Tocco del bene su Valerie. Il nostro mago per prima cosa mi casta un elementare del fuoco. Sono i miei preferiti, dietro le linee. E Lindsay mi suona il boost e casta un mostro dietro le linee. Tristian a questo punto dà l'armatura della fede alla nostra paladina. E poi la dà anche ad Amiri. Ok, adesso è il momento di castare un altro elementare. Questa volta facciamo della terra, sempre dietro le linee. Tristian dovrebbe avere come meta magia evocazione di mostri. Monster 2, Monster Wolf or Dogs. Usiamo un mostro di livello 2. Un lupo. Lindsay sta... Cosa sta facendo Lindsay? Aiuto. Ragazzi, Lindsay ha fatto un... Ho fatto un error, un misclick o qualcosa. Comunque niente, sembra che questa volta, ovviamente col nuovo livello è tutto potentissimo, stiamo distruggendo i campioni scheletrici senza problemi. Ok. Direi basta magie. È vinta. Sono fortissimi comunque. Immune al freddo. Niente, si può attaccare soltanto con le armi magiche. Ed ha una classe armatura alta. Guardate quanti manca. Ne manca veramente tanti. Wow, buona andata. Quanta esperienza dà? 22. Cioè, come con i ragni. Boh, ridicola sta cosa. Secondo me sono potentissimi questi. Comunque pazienza, li abbiamo fatti fuori tutti. E abbiamo fatto abbastanza esperienza per il livello adesso, ragazzi, anche ad Antis. Con cui poi chiudiamo l'episodio. It's not a lucky day, diamoti la benedizione, così riprovi. E poi suona la canzone che aumenta le skill. E infatti ce l'ha, è stata brava, bravissima. F5. Entriamo in questa zona, scusate. Pozioni oro. E un amuleto, Tal'Dorei's Warrior Dog Tag. Non è un amuleto, è un oggetto. Va bene. Allora, caro nostro amico Wizard, andiamo avanti. Come mago, a livello 4 non guadagna niente di speciale come skill. Però può aumentare la propria intelligenza, ma è già 22. Quasi quasi gli porto la destrezza a 16. Così ha un po' più di probabilità di colpire con l'arco, che è poca roba. Un po' di abilità in più di schivare, che è poca roba. Cambio idea. Lo porto a 23 di intelligenza. Anche se non serve a niente adesso, all'ottavo livello avrà 24, che sarà bestiale. Coscienza arcana, coscienza del mondo, lore della natura, lore della religione. Ok, due nuovi incantesimi di livello alto. Glitter Dust, Conjuration, è fantastico, però colpisce anche i miei. Stone Cold colpisce anche i miei. Allora, me li sono letti un po' tutti, direi che Stone Cold è perfetto, perché ve lo spiego. Praticamente,
dura un round per livello, quindi in questo caso 4 round. Nel primo round una pioggia di sporco, sassi e ghiaia praticamente riempie l'area e dà 2 di 6 danno ad area su tutte le creature. Immaginate adesso la scena in cui lui casta il grasso, 4 o 5 creature cadono nel grasso e poi butta la Stone Cold sul grasso, praticamente facendo piovere pietre. Gli fa molto male. Dopo, per gli altri 3 round, il terreno diventa semplicemente difficile da camminare, quindi non so nemmeno che cosa sia, se è un altro tiro salvezza, però è fantastico. Il Glitter Dust mi fa un po' paura perché noi scegliamo una zona nell'area e praticamente questa zona viene coperta da una polvere di brillante, brilluccicosa, che acceca tutti quelli che sono all'interno. Anche questo è molto buono, però acceca anche i nostri. Sarebbe fantastico da buttare contro, ad esempio, a degli arcieri nemici. L'alternativa è Summon Monster 2, però abbiamo già gli elementali e sono abbastanza forti. Oppure pensavo anche al Mirror Image, che praticamente per un minuto per livello il nostro mago è difficile da colpire perché ha dei cloni illusori. Ma sapete cosa c'è? Io prendo il Glitter Dust semplicemente perché è Conjuration. Lui è un congiuratore avanzato, e quindi queste magie sono veramente forti per lui. Prendiamolo, Stone Cold e Glitter Dust, e a questo punto andiamo nel suo spellbook. Adesso ha un livello in più, ha un incantesimo in più di livello 1. Quasi quasi gli do qualcosa che possa aiutare un po' i nostri. No, gli do una seconda Mage Armor, scusate, perché una per sé e una per Tristan. E poi a livello 2 ha una magia in più. Per adesso io direi di togliere questa freccia, perché una basta e avanza. Stone Cold. Anzi, sì, facciamo così: una Stone Cold e un Glitter Dust. Decisamente forte. E non mi ero accorto che ha Lore della religione è alto, quindi potremmo fargli un Treat Affliction a sua volta. No, non possiamo. Ok, ragazzi. Io ringrazio per essere rimasti con me anche per questo episodio, che è stato lungo ma divertente. Vi chiedo come sempre di lasciare un pollicione in su. E se volete supportare questa serie, fate una cosa: lasciate correre la playlist a velocità 2 quando fate dell'altro, in modo che il computer riguardi il video una volta. In questo caso, per YouTube, il watch time è molto alto perché vuol dire che il video è stato curato completamente per 2 volte. Se avete il tempo di farlo, è il modo migliore che potete fare per dare visibilità a questa serie e fare in modo che YouTube la spinga anche. Perché, onestamente, non la stiamo guardando in tanti, però mi piace molto giocarlo a pochi di voi, ma molto molto appassionati, piace guardarla e quindi la continuo. Se volete farmi questo favore, diciamo che è nell'interesse di entrambi. Vi abbraccio, ragazzi, vi auguro una bellissima giornata e noi ci vediamo presto.